Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Per questo nuovo video andremo a fare un progetto un po' particolare, perché andremo a fare questo orsetto che sarà fatto metà in amigurumi e metà in needle felting. Spero veramente tantissimo che questo progetto vi piaccia. Fatemelo sapere tramite i mi piace e i commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina di notifica per non perdere tutti i prossimi video. Io adesso vi lascio alla lista dei materiali. Bene, andremo ad iniziare facendo la testa con un anello magico di 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse, stringiamo il filo e andiamo a fare nel prossimo giro un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti. Quindi procediamo con la realizzazione di questi 6 aumenti e alla fine del giro avremo 12 maglie basse. Terminato anche questo giro, nel prossimo faremo una maglia bassa e un aumento. Ripetiamo una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Nel prossimo giro ancora andiamo a fare due maglie basse e un aumento. Bene, ripetiamo in questo modo due maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse. Nel prossimo giro ancora andremo a fare 3 maglie basse e un aumento. Ripetiamo in questo modo 3 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse. Terminato anche questo giro, adesso dobbiamo andare a fare un po' di giri di maglie come si presentano. Quindi per i prossimi 6 giri andremo a lavorare le maglie come si presentano, quindi andremo a fare 6 giri da 30 maglie basse. Bene, fatti tutti i miei 6 giri, nel prossimo andremo a fare un giro di diminuzione, quindi facciamo 3 maglie basse e poi andremo a fare una diminuzione. Ripetiamo 3 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 24 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo andremo a lavorare 2 maglie basse e una diminuzione. Ripetiamo 2 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Terminato anche questo giro, nel prossimo andiamo a fare una maglia bassa e una diminuzione. Ripetiamo anche per questo giro una maglia bassa e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse. Terminato anche questo giro, adesso andiamo a prendere un po' di imbottitura e imbottiamo la testa a metà, perché dovremo andare a mettere gli occhietti.
quindi ho imbottito per metà la mia testa. Adesso vado a fissare gli occhietti. Io li vado a fissare contando 5 giri a partire da questo punto. Quindi vado a contare 5 giri e nel quinto giro vado a mettere il primo occhietto. Dopodiché vado sul retro e lo fermo con il mio tappino. Una volta fermato il primo occhio, ho messo anche il secondo a distanza di 3 o 4 maglie. Quindi adesso riprendiamo la lavorazione e andiamo a fare nel prossimo giro, 6 diminuzioni. Quindi andremo a fare il giro finale. Bene, adesso terminate le mie 6 diminuzioni, vado a prendere il filo e vado a ripescare tutte le maglie per chiuderle insieme, così avremo finito la testa. Bene, adesso andremo a realizzare il musino e andremo a fare 3 catenelle. Fatte le 3 catenelle, ne facciamo un'aggiuntiva e andiamo a lavorare su queste catenelle. Quindi saltiamo la prima e a partire dalla seconda andiamo a fare un aumento. Fatto l'aumento nella prima catenella, nella successiva andiamo a fare un altro aumento e anche nell'ultima andremo a fare un aumento. Terminato questo giro dobbiamo andare a lavorare anche sul retro, quindi nello stesso punto andiamo a fare ancora un altro aumento, dopodiché andremo a lavorare le costine, quindi abbiamo 2 costine sul retro e andiamo a fare un aumento nella prima costina e un aumento nella seconda costina. Bene, in questo modo abbiamo ottenuto 12 maglie basse perché abbiamo pascato 6 maglie da un lato della catenella e 6 maglie dall'altro. Nel prossimo giro adesso andremo a fare una maglia bassa e un aumento. Ripetiamo una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Terminato questo giro, nel prossimo andremo a lavorare 2 maglie basse e un aumento. Ripetiamo 2 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse. Terminato il giro, adesso per i prossimi 2 giri lavoreremo le maglie come si presentano, quindi andremo a lavorare 2 giri da 24 maglie basse. Bene, terminati i miei 2 giri, adesso vado a chiudere con un giro di diminuzione, quindi vado a fare 2 maglie basse e una diminuzione. Ripeto, 2 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di nuovo di 18 maglie basse. Bene, in questo modo abbiamo terminato il musino, vado a fare una maglia bassissima nella prossima maglia e possiamo tagliare il filo. A questo punto dobbiamo andare a fissare il nostro nasino, io lo vado a mettere più o meno in questo punto e vado a mettere il tappino. Adesso possiamo prendere un ciuffetto di imbottitura e inserirla all'interno del musino. In questo modo avremo finito il muso che poi andremo a cucire successivamente alla faccia. Adesso andremo a creare le orecchie, quindi andremo a fare 6 maglie basse all'interno di un anello magico. Terminate le mie 6 maglie basse, stringo l'anello e nel prossimo giro andremo a fare un giro di maglie come si presentano, quindi lavoreremo semplicemente le 6 maglie basse che abbiamo appena fatto.
Nel prossimo giro adesso andremo a fare una maglia bassa e un aumento. Ripetiamo una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale alla fine di 9 maglie basse. Terminato questo giro, nel prossimo giro lavoreremo le maglie come si presentano, quindi andremo a lavorare le 9 maglie basse che abbiamo appena ottenuto. Prossimo giro ancora, andiamo a fare 2 maglie basse e un aumento. Ripetiamo 2 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse. Terminato questo giro, adesso nel prossimo andiamo a lavorare un giro di maglie come si presentano, quindi ripetiamo le 12 maglie basse che abbiamo ottenuto. Bene, adesso ho finito tutti i miei giri, posso andare a chiudere con una maglia bassissima nella prossima maglia e così abbiamo finito il primo orecchio. Allo stesso modo ne andremo a realizzare un altro identico. Adesso andremo a realizzare il corpo, quindi partiamo di nuovo con un anello magico di 6 maglie basse. Realizzate le 6 maglie basse, stringo il filo e nel prossimo giro vado a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per ottenere alla fine di questo giro 12 maglie basse. A questo punto nel prossimo giro andiamo a fare una maglia bassa e un aumento. Andremo a ripetere una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Terminato questo giro, nel prossimo andiamo a fare 2 maglie basse e un aumento. Andremo a ripetere 2 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse. Terminato anche questo giro, nel prossimo faremo 3 maglie basse e un aumento. Ripetiamo 3 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse. Bene, terminato anche questo giro, adesso per i prossimi 6 giri vado a lavorare le maglie come si presentano, quindi ripeto per 6 giri 30 maglie basse. Terminati i miei 6 giri, adesso vado a fare un giro di diminuzione, quindi vado a fare 3 maglie basse e una diminuzione. Ripeto 3 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse. Terminato questo giro, nel prossimo andremo a lavorare un giro di maglie come si presentano, quindi andremo a lavorare un giro da 24 maglie basse. Terminato anche questo giro, nel prossimo andremo a lavorare 2 maglie basse e una diminuzione. Ripetiamo 2 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 18 maglie basse.
Bene, terminato questo giro, adesso ho 18 maglie basse sulla mia lavorazione. Per i prossimi due giri lavoriamo le maglie come si presentano. Quindi andremo a fare due giri da 18 maglie basse. Ho finito i miei due giri, adesso posso chiudere con una maglia bassissima nella prossima maglia e in questo modo abbiamo finito il corpo. Dopodiché sono andato ad inserire un po' di imbottitura e questo sarà il risultato finale. Adesso passeremo alla realizzazione delle braccia, quindi vado a fare un anello magico di 8 maglie basse. Terminate le mie 8 maglie basse, stringo l'anello e adesso per i prossimi 5 giri vado a lavorare le maglie come si presentano, quindi ripeto per 5 volte 8 maglie basse. Nel prossimo giro, quindi abbiamo realizzato tutti i nostri giri, nel prossimo andiamo a fare una maglia bassa e una diminuzione. Ripetiamo una maglia bassa e una diminuzione per due volte. Bene, terminato il mio giro, adesso vado a fare due giri di maglie come si presentano. Dopodiché vado a chiudere con una maglia bassissima nella prossima maglia. Adesso passeremo alla realizzazione delle gambe, quindi mi sono già avviato ed ho realizzato 10 maglie basse all'interno di un anello magico. Dopodiché stringiamo il filo e andiamo a lavorare nel prossimo giro un giro di maglie come si presentano, ma lavorando solamente la costa retro. Quindi per questo giro delle maglie andremo a prendere solamente uno dei fili della maglia, quindi quello che ci ritroveremo sul retro. Proseguiamo in questo modo lavorando questo giro in costa retro. Terminato questo giro, adesso dobbiamo procedere per i prossimi 7 giri lavorando le maglie come si presentano, prendendo questa volta le maglie normalmente. Quindi procediamo in questo modo per altri 7 giri. Ho terminato la prima gamba e adesso vado ad inserire un po' di imbottitura all'interno. Quindi terminata la prima, allo stesso modo ne andremo a fare un'altra uguale. Adesso abbiamo tutti i pezzi che ci servono e iniziamo a montare il nostro pupazzo. Per prima cosa io vado a montare il musino sulla faccia, quindi lo metto in questa posizione e vado a dare i miei primi punti. In questo modo lo andremo a cucire tutto quanto alla nostra lavorazione. Bene, cucito il musino, adesso passerò alle orecchie che metterò in questa posizione e vado a dare il mio primo punto. Dopodiché proseguo fino a cucire tutte e due le orecchie. Adesso tocca al corpo, lo vado a mettere qui, quindi proprio alla base della testa, e lo vado a cucire. Dopodiché fatto il corpo toccherà alle gambe, le gambe le vado a mettere in questa posizione. Quindi vado a cucirlo in questo modo prendendo un po' di maglie da questo lato e un po' di maglie da quest'altro lato per farlo aderire bene alla lavorazione. Bene, avremo ottenuto questo risultato e allo stesso modo andiamo a cucire le braccia in questo punto.
Bene, a questo punto il nostro amigurumi sarà finito. Voi se volete, se non volete fare la parte di Nintel Felting, potete tenere il vostro pupazzo anche così, perché è veramente molto carino. Se volete invece proseguire con il Nintel Felting, adesso vi faccio vedere come procedere. Bene, vado a prendere il mio amigurumi, la mia lana cardata bianca, una spugnetta e il mio ago. Iniziamo in questo modo. Andremo a srotolare la nostra matassa di lana feltrata. Dopodiché andremo a prelevare una piccolissima striscia. Questa piccola striscia la pieghiamo in due e la andiamo a posizionare in mezzo agli occhi e la inizieremo a fermare. Come potete vedere il mio pupazzo sta prendendo forma, quindi adesso proseguo, vado ad infeltrire il resto della lana. Vado a fare la stessa cosa sul retro. Bene, adesso dobbiamo proseguire semplicemente a ciuffetti, quindi andiamo a prendere un altro ciuffetto di lana cardata e lo vado a mettere per esempio in questo punto e lo vado a fermare. Sono andato a prendere un altro ciuffetto, lo vado ad appoggiare sulla lavorazione e vado ad infeltrire. Adesso vado a fare lo stesso procedimento anche sul musino, quindi dobbiamo proseguire in questo modo facendo ciuffetti ciuffetti e applicando questi ciuffetti sulla nostra lavorazione amigurumi. Bene. Come potete vedere ho fatto tutta la testa lasciando le orecchie, sono andato a fare anche un pezzetto del corpo, dopodiché dopo lo andrò a finire completamente. Voglio farvi vedere come dobbiamo andare a fare le orecchie, quindi vado a prendere un ciuffetto di lana cardata grigia, la pico in due come faccio sempre, dopodiché vado a fissare questo pezzo all'interno dell'orecchio. Fissato questo pezzo all'interno dell'orecchio, vado in questo modo a farlo girare intorno. Quindi da questa posizione mi sposto e vado a mettere il filo intorno all'orecchio e vado a fissarlo. Vado ad infeltrire anche sul lato dell'orecchio. E vado a fare la stessa cosa sul retro. Bene, in questo modo andremo a fissare tutta la lana. Quindi adesso la lana che ci sarà avanzata sulla punta dell'orecchio l'andremo a ripiegare verso l'interno del nostro orecchio e lo andremo a fissare bene. In questo modo abbiamo completato il nostro orecchio. Adesso andremo a vedere come andrà a fare sia le braccia che le gambe, che sarà la stessa cosa. Quindi andremo a prendere un ciuffo di lana bianca e lo vado a fissare sulla spalla.
Dopodiché semplicemente andremo a rotolare questo filo intorno a tutto il braccio in questo modo e lo andiamo a fermare sempre con l'ago per infeltrire. Proseguiamo in questo modo fino a che non finiremo tutto il nostro, tutta la nostra lana cardata. Finito il mio primo braccio, allo stesso modo vado a fare per gli altri. Quindi ho finito il mio pupazzo, sono andato a finire anche il corpo e questo sarà il risultato finale. Come ultimo passaggio vi consiglio di accendere una candela o comunque con un accendino e di andare a bruciare tutti i pelucchi che usciranno dalla lavorazione. Fate bene questo procedimento perché vi aiuterà veramente a dare una buona forma al vostro pupazzo e verrà molto più pulito. Una volta che avete finito tutto, ecco il vostro stracchiotto. Spero veramente tantissimo che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere tramite i mi piace, i commenti e fatemi sapere soprattutto se questa tecnica vi è piaciuta, così andremo a realizzare altri pupazzi con questa tecnica. Quindi ancora una volta vi ricordo di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina di notifica e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!